Allora, eccoci qua all'aeroporto. No, all'aeroporto. E stiamo per immetterci nella chilometrica coda per poi salire sulla nave. E tra l'altro un viaggio infinito perché abbiamo beccato un sacco di incidenti, tutti i tamponamenti tra camion e macchine. Più uno in diretta. Più uno in diretta con l'Audi. Sì, più uno in diretta. Comunque adesso stacco perché c'è troppa gente che mi guarda e mi vergogno più. Non ce l'abbiamo vista mare. Eppure, avete vista tu. Allora, questa è la nostra suite della vacanza. Qua, mette castello. Poi c'è questo meraviglioso specchio. Vista mare. Qua. Poi, l'altro letto a castello e il bagno. Meraviglioso bagno. Però c'è anche la doccia qua dietro. Non possiamo lamentarci. Allora, è ora della cena in questo ristorante 5 stelle. Ma infatti abbiamo tutto. Io prima di partire sono passata dall'MD, ho preso un po' di salame, un po' di prosciutto. Poi durante il viaggio non possono mai mancare i dolci. E ho preso anche il pane, che tra l'altro all'MD è buonissimo, è fresco. Ho preso sia queste ciabattine qui che delle focaccine invece rotonde, che non so dove sono adesso, ve le faccio vedere. Così rotonde, sono buonissime. Se vi capita di andare all'MD, prendete questi panini qua perché sono davvero super buonissimi. Adesso Mauro sta scendendo a prendere il coltello che abbiamo dimenticato. Allora, it is possible to taste a new cocktail proposal for summer. Thank you for choosing the red. Allora, mi stavo dicendo che Mauro è andato a prendere il coltello che ha dimenticato giù, così almeno prepariamo i panini, mangiamo già qualcosa perché sono un quarto alle 8 più o meno, almeno andiamo poi giù, prendiamo un caffè con calma, facciamo due passi, vediamo se c'è qualche spettacolino, facciamo passare un po' la serata. E poi veniamo qua, dormiamo, ci riposiamo, anche perché domani ci aspetta una giornata molto faticosa, perché vabbè, dopo tutto il viaggio arriveremo e andremo a Sassari a trovare i parenti di Mauro, perché Mauro è sardo, quindi ha tutti i parenti in Sardegna, le cugine, la zia, e quindi faremo un salto lì da loro a salutarli, staremo lì, pranzeremo lì, poi nel tardo pomeriggio partiremo, perché verso le 6:30, 7 ci aspettano giù a Cagliari, dove alloggeremo noi. Ci aspetterà questa signora che ci darà le chiavi di questa villetta che abbiamo affittato, e boh, inizieremo la nostra vacanza. Tra l'altro abbiamo scelto questo paese che si chiama Capoterra perché andremo in vacanza da questi nostri carissimi amici che abbiamo da un paio di anni.
Io li ho conosciuti perché portavano la bimba da me all'asilo. Ci siamo conosciuti, è nata una bellissima amicizia, veramente un'amicizia speciale. Poi loro per diversi motivi si sono trasferiti in Sardegna perché lei è sarda, aveva tutta la famiglia lì in Sardegna e appunto per diverse circostanze si sono trasferiti poi di nuovo lì in Sardegna e oltre ad averne fatto una malattia perché all'inizio facevo fatica a accettare questa cosa, facevo fatica ad accettare che questa nuova amicizia fosse durata veramente così poco, perché è durata solo qualche anno, però alla fine siamo riusciti a costruirla nonostante la lontananza. Infatti noi per tantissimi anni siamo andati lì da loro a fare le ferie. Negli ultimi 2 o 3 anni, anzi no, 3 o 4 anni invece non siamo poi più andati perché abbiamo fatto le ferie con altre persone, con altri amici e quindi abbiamo optato per altre mete, però quest'anno abbiamo deciso di ritornare. Adesso, niente, è arrivato Mauro, avevo paura ci fosse qualcun altro perché questa stanza ha 4 letti, 2 letti a castello Camera e... doppia, c'era scritto. Eh? È scritto camera doppia. Avevo paura che questa camera fosse affittata anche ad altri, Non altre affittata. persone, affittata, È per fosse, l'estate. vabbè, affittata per la notte. In realtà spero di no. Comunque adesso mangiamo e poi ci vediamo dopo, comunque più avanti. Sarì. Partiti! Buongiorno, allora oggi è... Che giorno è? Lunedì. Siamo qua già da qualche giorno, ma non ho ancora filmato perché tra una cosa e l'altra e la spiaggia e i nostri amici ci siamo voluti un attimo godere un po' questi primi giorni. Adesso stiamo uscendo, sono le 8 di sera e stiamo andando a mangiare. Sembra ovvio, veniamo in Sardegna e andiamo a mangiare al giapponese. Sono contenta, anche se Mauro non è super felicissimo perché a lui il giapponese non piace tanto, però questa mia amica che va spesso mi ha detto che è veramente buonissimo e allora ho deciso di provarlo anche perché ho proprio voglia di giapponese. Oggi sono andata alla ricerca della spiaggetta, più che spiaggetta, della sdraio. Ma non l'ho trovata, quindi la missione di questa vacanza sarà cercare l'asdraio per me. In questi giorni siamo comunque andati nella spiaggia privata, quindi c'era già l'asdraio, c'era l'ombrellone, però nei prossimi giorni andremo un po' a girare le zone della Sardegna qua giù di Cagliari e quindi avrò bisogno della mia sdraietta e spero di trovarla. La casa è super carinissima, non è arredata ovviamente al mio gusto perché è tutto tutto legno scuro, però è davvero carinissima, è strutturata molto bene, ha anche una zona esterna, un piccolo giardinetto, ovviamente col prato non curatissimo perché è una casa che viene affittata, quindi non stanno molto dietro a queste cose, però è davvero molto molto bella, sono contenta di aver trovato una bella casetta. Adesso niente, vi saluto perché stiamo andando, poi ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi momenti. Ciao!
Ciao ragazze, allora finalmente sono riuscita a farvi un vlog qua al mare. Non ho girato granché questa vacanza perché ho voluto proprio rilassarmi, dedicarmi alla vacanza, dedicarmi a me, dedicarmi un po' a questi giorni di relax qua in Sardegna. Siamo precisamente a Capoterra perché i nostri amici abitano qua e quindi abbiamo deciso di fare le fiere qua con loro. In questo momento sono a Chia, guardate che mare meraviglioso, stupendo, un'acqua stupenda, e meritava proprio farvi questo vlog qua a Chia perché è davvero meravigliosa. Conoscevo già questa spiaggia perché ci sono venuta per diversi anni, ormai sono 4 anni che non vengo qui in Sardegna e quindi mi mancava davvero tanto, mi mancavano gli amici, mi mancava questo mare. Ogni tanto mi sposto perché ci sono diversi bambini, mi dispiace inquadrarli. Allora, sono fiera oggi del mio costumino, un costume che ho acquistato alle bancarelle qua. Ogni tanto arriva questa bancarella di costumi e la mia amica ha trovato questo qua, l'ha trovato adattissimo a me perché è monospalla. Quest'anno sono un po' in fissa col monospalla e quindi l'ha trovato e ha pensato a me e l'ho preso. Oggi ultimo giorno, purtroppo si ritorna alla realtà, lunedì rinizio il lavoro, quindi proprio riprendo in pieno. E allora oggi è mercoledì, andiamo a Sassari dalla cugina di mio marito, dalla cugina e dalla zia di mio marito, e poi staremo lì tutto giovedì e venerdì partiremo. Abbiamo la nave venerdì mattina. Questa cosa mi destabilizza un po' perché il viaggio in alla sera passa sicuramente di più, il viaggio di giorno sarà un po' pesantuccio. Spero di poter al massimo stare un pochino fuori, prendere un po' di sole, ma non ne ho preso abbastanza. E vabbè, in modo da potermi rilassare in nave e far passare un po' il tempo, guarderò magari qualche film che mi sono scaricata, cercherò di far passare un po' questa giornata. E niente, ci tenevo a salutarvi, ci tenevo soprattutto a ringraziarvi perché siamo arrivati ai 10.000 iscritti, anzi abbiamo superato i 10.000 e sono felice perché vuol dire che quello che faccio vi arriva, quello che faccio vi piace, e quindi sono super orgogliosa di quello che siamo diventate, perché come dico sempre il canale non è solo mio ma è nostro e anche vostro, perché senza di voi il canale ovviamente non potrebbe crescere, e quindi vi ringrazio davvero tantissimo. Non so che ne sarà di questo vlog perché ho fatto un po' di pezzettoni, un po' di partenza e adesso l'arrivo, quindi cercherò un attimo di concentrarmi in questi ultimi istanti giusto da far sì che questo vlog abbia un po'. Nel frattempo c'è il mio amico Michael che saluto, che sicuramente guarderà questo vlog per farsi due risate, che continua a telefonarmi per disturbarmi perché sa che per me girare qua in mare è un forte imbarazzo, quindi cerco di fare in fretta prima che la spiaggia si affolli. Comunque vi stavo dicendo che sarà un vlog un po' particolare perché sarà un misto di momenti, un misto di situazioni, prese un po' qua e là, iniziali e finali, ma so che capirete, prenderete questa mia scelta di non portarmi telefono e telecamera dietro durante la vacanza, proprio per rispetto innanzitutto delle persone con cui sono stata, con cui sono, e poi perché volevo proprio far di questa vacanza un ricordo, perché sono anni che, ripeto, non vengo e quindi ci tenevo. E basta, vedrete questo vlog a settembre e spero un anno bello, un anno anche ricco di video un pochino diversi. Vediamo un attimo cosa riesco a realizzare, perché sapete che con il lavoro faccio fatica sempre un po' a far coincidere tutto, comunque far rientrare, completare un po' il puzzle, però con un po' di impegno ce la farò. Guardate che acqua, qua ci sono io. Tra l'altro guardate le mie unghie lunghissime, ho già prenotato per sabato, che tra l'altro sabato è anche il mio compleanno, il 1 settembre, e andrò a fare le unghie perché sono veramente oscene.